Se la safe non si chiude su di me, il video finisce. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso l'isoletta centrale di Fortnite, della mappa di Fortnite, per tentare la sfida. Se la safe non si chiude su di me, il video finisce. Per chi non avesse capito la sfida, ragazzi, semplicemente quando la safe si chiude, noi dobbiamo stare necessariamente al suo interno. Ok, basta quello. Se stiamo fuori, la safe, cioè la partita finisce. Ovviamente questo non significa che una volta che la safe si chiude, io ci devo per forza restare dentro. Posso anche uscire. L'importante è che nel momento preciso in cui la safe si chiude, io ci sto dentro. Conta solo quello. Ragazzi, poi possiamo fare qualunque altra cosa, uscire, rientrare, metterci in tempesta, tutto quello che ci pare. Conta solo e solamente quello. Sorry, brother. That was my chest, bro. Ma ragazzi, stanno malamente dando. Peccato, erano in tre. Quanti erano? Quante kill mi sono perso, ragazzi? Stava la follia qua. Che fastidio, no? Mi sono perso tutte le kill. Ah, brother. Vabbè, ok. Peccato, vabbè. Fa niente. Oh. Calmi un attimo. Quanta gente c'è? A parte che siamo dentro. Ne ero manco accorto. Che sarà chiusa. Vabbè, meglio così. Cavolo, con un colpo mi ha veramente fatto malissimo. Ok, allora, raga, prossima zona. What? Quanto è brutta! Quanto è brutta sta safe! Cavolo, siamo lontanissimi! Non mi era mai capitata una safe così strana mentre facevo sta sfida. Raga, dobbiamo cominciare a muoverci! Perché l'unico modo per cercare di vincere è quella di stare sempre al centro della safe, ovviamente. Beh, credo che fosse abbastanza ovvio, in realtà. E... ok. Cavolo, cavolo. Va bene, ci dobbiamo per forza iniziare a muovere da ora, ok. Va bene ragazzi, comunque volevo ricordarvi di anche voi scrivere delle challenge all'interno dei commenti da fare. Mi raccomando, scrivetele, non solo challenge di Fortnite ragazzi, anche challenge di altri giochi, sia Fortnite, sia per esempio, che so, di recente ho portato anche P-Wheels. Mi farebbe davvero molto piacere se qualcuno mi scrivesse, se qualcuno mi scrivesse una challenge su Happy Wheels, insomma, cavolo, aspettate. Quindi mi raccomando ragazzi, date sfogo alla vostra immaginazione, non solo con Fortnite. Ok, aspettate però, devo mettermi di così perché così c'è meno probabilità che mi pigli. Dai, brother. Farmi fare tutto questo. Vai, che noia. Avvicinati. Allora, riparendo io il tempo per avvicinarmi all'uccello tranquillamente. È White, tra l'altro. Speriamo che non si sia curato, perché se non si è curato questo tipo sta veramente massacrato. Ha giocato infatti molto male. Ma veramente? Mi hanno fatto levare un vantaggio proprio in maniera stupida. Ok, comunque ora si sta chiudendo la tempesta. Mi servirebbero assolutamente degli scudi però a questo punto. Tra l'altro, vabbè. Se ci sono delle canne da pesca vedo di pescare lì, però non so se ci sono, vediamo. Mi hanno fatto veramente fare un danno inutile. Sto finendo pure i proiettili di fucile a pompa. No, sta buggato. Sì, ok, stava buggato e basta. Però che palle. Lasciatemi stare un attimo. Raga, ma io me ne devo andare. Alzati, alzati, alzati. Dai, fallo. Pure se ti faccio cadere in acqua, va bene. Impressioni, ho finito i materiali. Credo avesse finito i materiali. Io me ne devo andare. Peccato per il loot, ma io me ne devo assolutamente andare ora. Non posso fare un altro fight, non ho il tempo. Barca, parti. Ok, comunque tra 48 secondi la safe si chiuderà. Io non sto neanche proprio al centro, se devo dire la verità. Mi devo spostare un po' più qua. Ok, ragazzi, quindi niente. Dobbiamo vedere ora se si chiude su di noi. Iniziamo a incrociare le dita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamma mia, ok.
anche questa è andata. Va bene. Vabbè, ragazzi, non so come questa cosa come finirà. Comunque, ho circa da ora 3 minuti per lootare, per cercare un attimo di rimettermi in sesto, perché non ho la necessità, ragazzi, veramente non ho la necessità. Ok, da ora 1:50. Ragazzi, fortunatamente noi ci stiamo trovando sempre, sempre all'interno della safe, sempre. Non so come sia possibile. Fortunatamente la tecnica di metterci sempre al centro sta funzionando. Io qua sto tornando veramente però lo schifo a livello di cose. Per fortuna ancora niente nemici, ragazzi. Dico per fortuna perché nelle zone aperte qua l'unica cosa che può permettermi di fightare, lo sapete anche meglio di me, ormai la base di Fortnite è costruire. In zone così ampie non ho altri modi per tenere testa a un nemico. E sinceramente a livello di materiali, ripeto, non sto pienissimo. Comunque ragazzi, vi ricordo tra l'altro una cosa importante: di inserire sempre il mio codice creatore Porto all'interno dello shop. E se fate un acquisto utilizzando appunto il mio codice creatore, mi raccomando, fatemelo vedere all'interno di una story su Instagram, taggandomi ovviamente, che io poi magari, ragazzi, la riposto anche su tutte le mie storie. Qualche volta l'ho fatto, anzi per un bel periodo l'ho fatto con tutte, quindi mi raccomando, fate, utilizzate il codice creatore Porto, nel caso fate un acquisto, anche una storia. Ok ragazzi, vediamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guys! Ok. Sta andando. Ci dobbiamo spostare verso questa zona che è ovviamente in mezzo al nulla. Cavolo, là si stanno pure fightando in maniera abbastanza accesa, tra l'altro. Eh sì ragazzi, sto proprio sulla collinetta per stare in safe, va bene. Ok, proprio nella collinetta. Fratamo. Allora, piattigliare amicizia lunga. Io ti posso fightare Ciro. Ah, ok. Piattigliare amicizia lunga, niente. In mezzo a nulla facendo un casino enorme senza cure. Mamma mia ragazzi, un minuto. Un minuto prima che si chiuda la safe. Ragazzi, a me a questo punto interessa solo stare al centro. Però ragazzi, io sinceramente, no, detto col cuore, io non vedevo chiudersi una persona così. Ma veramente vi parlo, non so di quale season, cioè di season veramente vecchie. Quindi ora o è un tizio non molto forte, diciamo, o un tizio senza vita, non lo so. È veramente strano il suo modo di giocare. Vediamo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, vale come dentro? Sì, ragazzi, vale come dentro. Ci sono dentro, l'avete visto tutti? Veramente per poco, ma io sono seriamente dentro. Safe, un essere infame.
Safe, ti prego. 2, 1. Ok, da me. Safe. Ok, no, sto impazzendo. Safe, sbagliato. Speriamo di essere al centro, la cosa ora si fa ancora più difficile. 3, 2, 1, sono fuori per forza, ragazzi. Deve sapere questa sfida come finisce. Ma vi dico io come finisce questa sfida. L'avete capito tutti. L'avete capito tutti come finisce. Finisce veramente come non mi sarei mai aspettato che potesse finire. Cioè, veramente, ragazzi, deve veramente finire così. Allora, può finire solo in un modo, ragazzi. Ve lo spiego subito qual è questo modo. Che io sto all'interno della safe. Può finire solo così, con il mio sparabende e sperare. Infatti si sono anche eliminati. A meno che io ora non faccia una cosa di questo tipo. A bombardare. Siamo al centro, vediamo. Io sono ancora dentro, ragazzi. Io sono ancora dentro. Sì, valgo ancora come dentro, ok. Ok ragazzi, quindi noi ci siamo riusciti, veramente sfida fighissima, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, vi ricordo di seguirmi su Instagram e di inserire il mio codice creatore forte all'interno dello shop, quindi niente guys, noi intanto ci becchiamo alla prossima.